Allora, procediamo con la parte di analisi dei dati che abbiamo oggi nell'osservatorio, ma soprattutto nel dare un contesto a questa analisi. Abbiamo due interventi, prima il mio di contesto del modello che abbiamo sviluppato per in qualche modo monitorare e verificare, analizzare, perché la parola valutare non la vogliamo utilizzare, il grado di innovazione. Di cui i progetti che avete inserito nell'osservatorio sono portatori e quindi cercare di avere una immagine complessiva dell'innovazione che stiamo costruendo qua nella nostra regione. Il secondo intervento, il collega Davide Parmigiani, scende più nello specifico delle analisi, anche con alcune correlazioni, con alcune analisi più approfondite dal punto di vista statistico, che ci danno anche qua alcune indicazioni di interesse. Allora, procedo dicendo come. Allora, introduzione. Il nostro lavoro, come il nostro intervento come università all'interno di questa prima parte del progetto è stato duplice. Da un lato, lo sviluppo di un modello e le prime analisi dell'innovazione della Liguria. Una seconda parte, che vedremo poi dopo, è in due attività innovative di ricerca-azione. Su due argomenti strategici, su due temi strategici dell'innovazione per fare innovazione. E abbiamo con due gruppi di insegnanti della Liguria iniziato a lavorare e abbiamo già dei risultati rispetto alla valutazione delle competenze digitali, in collaborazione anche con l'Ufficio Scolastico Regionale, e la didattica ubiqua che si realizza anche attraverso un uso dei propri dispositivi, quindi un BIOD, ma sicuro ed efficace. Per partire adesso sulla prima parte di analisi dei dati dell'osservatorio, dobbiamo partire dall'osservatorio, che è il cuore, lo strumento cuore del progetto, che è quello che consente di documentare le attività innovative che avete realizzato, che realizzerete nelle vostre scuole e che ha come obiettivo, ha avuto come obiettivo e avrà come obiettivo quello di condividere le pratiche. E abbiamo scelto l'immagine della mappa perché attraverso la mappa è possibile consultarla e andare a vedere chi fa cosa. Abbiamo una condivisione che è avviata perché dai dati di visione del sito abbiamo 2500 contatti unici sulla pagina della mappa e quindi è un buon risultato per un progetto così giovane. Ma adesso dobbiamo iniziare a crescere, a vedere come quello che abbiamo fatto può essere migliorato, che passi in avanti possono essere fatti. Quindi l'intervento di oggi è l'illustrazione del modello di analisi che abbiamo sviluppato, una prima lettura dei dati che dà già delle indicazioni soprattutto di validazione del modello che abbiamo sviluppato e in autunno però sempre con l'obiettivo di accompagnare l'innovazione che è l'incarico che l'Università di Genova ha avuto in questo progetto, svolgeremo un'indagine sui fattori abilitanti l'innovazione, perché da un lato capiamo cosa stiamo facendo e che cosa bisogna fare in più, e dall'altro dobbiamo capire anche che cos'è che ha favorito la realizzazione di quello e quindi per complementarietà cos'altro è necessario per andare avanti. Quindi la sfida è stata quella di definire un modello per descrivere la didattica digitale della scuola Ligure e il suo grado di innovazione. Per arrivare a definire questo modello siamo partiti dal framework più ampio del Piano Nazionale Scuola Digitale, individuando nei tre ambiti di strumenti, competenze, contenuti, formazione e accompagnamento le attività che la scuola svolge. Infatti su questi tre ambiti avete anche descritto i vostri progetti. Però questa è una descrizione veramente macro. Per capire il grado di innovazione e che cosa si fa, bisogna andare un po' più nello specifico. E allora il sistema di riferimento che abbiamo utilizzato è stato quello del framework UNESCO, molti di voi lo conosceranno, è il sistema internazionale più conosciuto e più utilizzato per descrivere le competenze digitali degli insegnanti, ma per complementare, per estensione, l'innovazione di quello che portano questi insegnanti nella scuola. UNESCO nel suo
framework ha definito le componenti della didattica digitale, quindi il momento della progettazione, della valutazione, dell'azione didattica in aula, la formazione degli insegnanti, quindi le componenti, e le ha graduate secondo tre livelli di complessità. Quindi identificando le azioni che sono portatrici, che sono evidenza di un approccio, come viene definito da UNESCO, diciamo etichettabile con technology literacy, quindi scenari di apprendimento con una complessità diciamo base, se vogliamo usare questa espressione, possiamo esemplificarlo in una classe con una lavagna interattiva, un proiettore interattivo, l'insegnante mostra siti, video, gli studenti fanno ricerche, fanno presentazioni, che poi mostrano la classe. Uno scenario di apprendimento più complesso da realizzare, e quindi siamo nell'approccio knowledge deepening, perché nella classe entrano computer e tablet, gli studenti iniziano a comunicare fra di loro, iniziano ad approfondire le attività linkandole, usiamo questa espressione, è un neologismo, con situazioni e realtà del mondo vero, come vengono chiamate in ambito anglosassone ciò che succede nei propri territori. Per attività che denotano un livello di complessità ancora maggiore, quindi un'innovazione diciamo maggiore, knowledge creation, quando gli studenti iniziano a produrre loro degli artefatti multimediali che diventano materiale didattico, che vengono condivisi, che sono oggetto di valutazione fra pari, e quindi una didattica che non avviene più solo nella classe, ma esce e diventa davvero ubiqua e pervasiva. Quindi questo è il secondo nostro modello, che però aveva ancora una mancanza, perché incasella troppo, invece l'innovazione è qualcosa di continuo, di mobile, no? E allora questi altri riferimenti di letteratura ci hanno consentito di andare a individuare degli altri elementi, come analizzare il ruolo del docente, il ruolo dello studente, lo spazio e il tempo in cui si verifica la didattica, e questo ci ha portato a fare una indagine successiva che verrà inserita dentro l'osservatorio, a cui molti di voi hanno risposto, anche stamattina qualcuno ha risposto al questionario di approfondimento, e che ci porta appunto a valutare anche questi aspetti. E ultimo, solo a livello di date, perché ha un mese di vita, il modello a livello europeo, il modello europeo di Comp, di Comp Edu, perché il Digicomp 2.0 è di marzo, dedicato all'istruzione del 7 maggio, mi sembra, che comunque costituisce, l'abbiamo analizzato, un framework che bene si incastra con tutto quello che abbiamo visto precedentemente. Il risultato è un modello che ha raccolto in sé tutti gli stimoli di DigiComp, UNESCO, scritto Tel Aviv, perché sono i colleghi dell'Università di Tel Aviv che hanno messo insieme un documento partendo insieme da altre risorse di letteratura, per arrivare quindi a identificare quali ambiti del nostro osservatorio, che peraltro era già stato costruito in base ad alcuni di questi riferimenti di letteratura, sono evidenza di un'innovazione avviata, in sviluppo e compiuta. E molti di voi l'hanno già capito mentre lo raccontavo, avete comunque, perché l'abbiamo stampato, questo modello, questa tabella, e il valore che abbiamo voluto inserire in questo nostro lavoro è quello di identificare quali attività, quali azioni che voi realizzate nelle vostre scuole sono evidenza di un'innovazione avviata, in sviluppo e compiuta. Quindi capite come quindi qui c'è un esempio rispetto alla metodologia utilizzate, che troviamo nella sezione anagrafica dell'osservatorio. Una innovazione avviata è descritta da una lezione partecipata, una innovazione in sviluppo da problem-based learning, apprendimento collaborativo, compiuta, flipped classroom, role play, project-based learning, eccetera, se dovremmo aggiungere qualche cosa al nostro modello. Il valore è quello di poter individuare dove siamo e quindi progettare, capire quali risorse ci sono necessarie per fare un passo oltre.
Abbiamo dovuto validarlo questo modello per vedere se funzionava. L'abbiamo fatto sui 165 progetti inseriti al 20 aprile 2017, 63 istituti scolastici, quindi un numero inferiore rispetto a quelli che oggi sono dentro l'osservatorio, e i dati che adesso vi mostro sono letti secondo i tre ambiti di strumenti, competenze contenute, formazione e accompagnamento. Ambito strumenti, vediamo che ci sono 39 scuole su questa prima attività, 39 e 21 nella seconda, e quindi c'è da dirsi che effettivamente sono poche le scuole che si sono espresse su questo dato, nello specifico gli spazi e gli ambienti di apprendimento utilizzati. La premessa è necessaria, abbiamo voluto non bloccare i campi dell'osservatorio a questo primo inserimento, perché volevamo che voi insegnanti faceste un allenamento sereno, diciamo, dell'oggetto e non foste vincolati da campi obbligatori da riempire, magari non avevate la voce giusta e quindi si rischiava di fare poi invece negativo invece che positivo. Quindi la motivazione è questa, del fatto che alcuni di questi campi invece saranno sicuramente, viste l'importanza di alcuni di questi, la fondamentalità poi messi obbligatori. Da questo dato vediamo come la maggior parte delle attività sono state svolte fra la LIM, in una classe dotata di LIM, aule e laboratori disciplinari e pochissimi laboratori tematici. Abbiamo scelto questo grafico, vedete che la punta è sulle LIM proiettori, no? Quindi la maggior parte ha fatto questo. Abbiamo scelto l'area perché vorremmo anche dare questo senso di appartenenza, cioè di siamo qui, ci muoviamo in questo. I docenti che stanno facendo didattica innovativa sono dentro a questo spazio, non sono una riga di un istogramma, vivono dentro a un luogo, e quindi la scelta di questo tipo di dato. Allora, questo dato insieme a quello dopo, letto con il modello che abbiamo, ci dice che siamo, rispetto alle spazi di apprendimento, a una fase di avvio di innovazione, e quindi i prossimi passi dovranno essere l'uso di ambienti learning, redi funzionali, laboratori tematici, BIOD. Rispetto alle metodologie utilizzate, qua invece ci sono più scuole che si sono espresse, quasi tutte, vediamo che l'area si dipana fra l'apprendimento cooperativo, il problem-based learning e quindi su un tipo di attività di innovazione che vedremo che è già in sviluppo. Rispetto ai prodotti realizzati, la maggior parte hanno sviluppato testi digitali e presentazioni, qualche punta su video e immagini che immaginiamo poi embeddate dentro alle presentazioni che hanno realizzato. Rispetto alle valutazioni, lo strumento principe è il questionario, ma anche l'uso delle rubriche è stato da tutti definito. E quindi però l'area, vedete che è sul basso, i portfolio, i peer review non sono particolarmente frequentate. Il dato è questo, siamo a un avvio di innovazione rispetto ai prodotti realizzati e alla valutazione, già in sviluppo rispetto all'apprendimento, ai metodi di apprendimento. Competenze degli studenti, competenze digitali degli studenti, l'obiettivo era più sulle competenze di reperire, conoscere informazioni, quindi più su un uso di internet per trovare informazioni. E quindi c'è scambio e comunicazione, quindi con una punta sullo scambio, le competenze di scambio e comunicazione, e rispetto agli scenari innovativi la maggior parte, l'area si dipana fra la comunicazione, l'interazione digitale, l'uso dei media e la digital literacy. Questo ci dice che siamo a un avvio rispetto alle competenze degli studenti, e già per le scuole, i progetti che hanno inserito che sono stati inseriti sugli scenari innovativi, già sullo sviluppo. Un ultimo dato che possiamo guardare è questo sul legame col mondo del lavoro, su cui c'è sicuramente da lavorare. Sono poche le scuole che hanno dichiarato, che hanno inserito dei progetti che erano legati che avevano come obiettivo l'imprenditorialità e il lavoro, e poche le scuole che hanno avviato delle collaborazioni con il territorio. Quindi questo è un punto su cui lavorare per la quantità. Per la qualità invece abbiamo che rispetto alle collaborazioni con il territorio, dal questionario secondo che abbiamo fatto, abbiamo potuto analizzare come è stato un link abbastanza debole quello con le istituzioni con cui è stata fatta una partnership, ci sono stati dei convegni, degli interventi, e quindi sicuramente la collaborazione può essere molto più stretta in termini di innovazione. Rispetto alla
riguarda invece i progetti di imprenditorialità e lavoro, l'indicazione di attività per l'alternanza scuola-lavoro ci dicono che siamo nella via dello sviluppo. Ultimo, la formazione. Progetti che hanno avuto una formazione specifica dei docenti sono molto pochi. E qui, come è stato già ribadito in precedenza e anche detto dall'assessore, sottolineata l'esigenza di formazione, si apre davvero la disponibilità di tutti i partner che sono coinvolti nel mondo della formazione. Noi come università abbiamo sì ricerca, ma siamo anche formazione e quindi sicuramente il tavolo per la scuola digitale che è attivo e si è attivato in questi mesi potrà proporre una sua proposta di partnership per collaborare nella formazione. L'Università di Genova ha già diversi strumenti e corsi finalizzati alla formazione alle tecnologie digitali, con la sinergia con il progetto diciamo che è inevitabile. E questa è la mappa finale. Quindi se diamo credibilità ai dati che sono stati raccolti a oggi, questa è la mappa. Vediamo che siamo, come innovazione, siamo sull'avviato con qualche punta verso lo sviluppo, ma ci sono punti sicuramente su cui lavorare. Senza il vederlo, supportato da delle evidenze naturalmente, ci dà la capacità di poter decidere, no? Di poter andare avanti, sia a livello di singola scuola, perché la singola scuola gli dice dove siamo e quello che vi abbiamo proposto fornendovi la stampa dei vostri progetti e lo schema è quello di fare voi il matching dove siete e vedere un po' quanto siete innovativi rispetto a questo modello. All'amministrazione naturalmente gli dà una chiara indicazione sugli elementi su cui investire e gli ambiti da supportare. Tre slide finali, forse due, di risultati. Il risultato della validazione per il progetto. Abbiamo assolutamente evidenziato degli elementi che devono essere aggiornati rispetto alla scheda innovazione, sia negli item, sia nelle modalità di compilazione. E abbiamo pensato a una evoluzione del sistema osservatorio, per cui dal punto di vista tecnico, informatico, di avere un'evidenza immediata sotto forma di grafico di quanto viene man mano inserito dalle scuole, quindi avere una mappatura real time, diciamo, dell'innovazione che produciamo, che facciamo insieme. E per la community invece, quali sono i risultati? Con la possibilità di vedere a che punto sono, la consapevolezza di quello che stiamo facendo e la loro portata innovativa. La scheda innovazione, che poi è l'osservatorio, può essere utilizzato come strumento di progettazione didattica. I prossimi progetti, perché non strutturarli seguendo gli item dell'osservatorio, in modo da avere tutti i dati per poter poi monitorare? E abbiamo lo sviluppo, la nostra volontà è anche quella di sviluppare un'identità comune, un noi. La mappa, siamo tanti io dentro alla cartina che vengono cliccati e si presentano. Una rappresentazione di chi sta facendo le cose inizia a sviluppare un senso di noi che si sta sviluppando anche poi con l'attività di ricercazione di cui parleremo dopo. Da questo abbiamo avuto lo stimolo come progetto di andare invece, diamo lo stimolo al progetto di andare come community a promuovere poi delle comunità di pratica specifiche che potranno confrontarsi, produrre risultati, darli a tutti. Ad esempio i 15 che fanno la Flipped Classroom perché non si incontrano e non si raccontano delle difficoltà che hanno incontrato o anche soprattutto delle buone pratiche che hanno sviluppato per poterle poi portare più a sistema. Quindi questo è il modello a livello macro e lascio la parola invece al collega Davide Parmigiani per l'approfondimento dei dati che abbiamo oggi. Grazie.